Allora, io vivo in un quousing molto particolare come edificio, nel senso già in sé ha delle caratteristiche tali che appunto ci sono degli spazi condivisi nel rispetto. Qui siamo nel primo livello. Ed è un luogo molto particolare perché la diversità è tantissima, cioè culturalmente, di età, di storie personali, ci sono persone migranti, persone con difficoltà abitativa, donne con vita, insomma, di sofferenza alle spalle, per cui persone senza tetto. Cioè, veramente tanta roba diversa e questa gestione della diversità e dell'incontro è in buona parte lasciata agli abitanti che sono in rotazione, per cui a seconda, diciamo, io sono un abitante che resta di più, cioè, diciamo, sono l'abitante diciamo, di riferimento, però poi la media delle persone ruota e quindi questa compagine pubblica, no, della casa cambia e assume delle sfumature variegatissime, perché quello che ognuno porta dentro poi la caratterizza volta per volta. La storia è continua, ma è sempre diversa. Non so se mi riesco a spiegare, è molto complicato. È un luogo che non ti fa stare solo, anche se non partecipi, non so, è proprio il luogo in sé e l'esperienza di coabitazione che è veramente particolare. Per me è stata una rinascita, cioè ci sono arrivata in quel posto. Insomma, sì, la vita, ci chiedono quasi sempre appunto, relazioni che sono basate sulla performance, cioè, per cui le tue energie sono poche, allora magari le indirizzi su quelle piccolissime cose, tipo la coabitazione, come diceva lei, su cui tu sai che puoi fare, incidere, magari pochino, 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 però ci sta.